Se volete acquistare crediti, passate dal link in descrizione. Pagina Facebook, sono italiani economici, veloci e affidabili. Link in descrizione. E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A, sono veloci, sicuri e affidabili. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovi Spot dello staff di NMF, benvenuti nella Player Review di Promise nella sua versione in form con 84 di rating. Prima di iniziare questa review vi invito a lasciare almeno 70 like o mi piace per questa carta e per questa review. Commentate qui sotto, condividete questo video, iscrivetevi al canale se non lo siete già. Andate nella sezione community di questo canale e partecipate attivamente ai sondaggi o quello che posterò eventualmente. Andate a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook e su Instagram. Seguiteci anche su Instagram. I link li trovate tutti qui in descrizione. Promesso in questa versione per me ha un'ottima velocità a scatto, 92 in carta, e fa parte della velocità 90 con anche 86 accelerazione. Ho notato che comunque ha una velocità strana, perché ho notato che parte un po' a rilento ma poi raggiunge una velocità massima molto molto elevata. Come altro pro il dribbling tutto è anche le 4 stelle skill, 86, 91 agilità, 81 equilibrio, 84 riflessi, 80 secondo la palla, 87 dribbling, 81 freddezza. È un dribblatore molto interessante, a volte vi renderà un po' egoista perché cercherete sempre di smarcarvi l'avversario, però è una carta molto agile, è una carta che sa mantenere l'equilibrio, è un giocatore che ha anche un ottimo controllo palla e un dribbling puro molto interessante. Come altro pro il long shot che fa parte del tiro, abbiamo 84, 81 piazzamento, 85 finalizzazione, 85 potenza tiro, 86 long shot, 70 tiro al volo, 74 rigori. Work rates perfetto ed è un pro alto basso, altezza 174 cm, piede preferito il destro e 4 stelle piede debole, anche qua le 4 stelle sono un pro. La finalizzazione è buona, ma alcuni gol li sbaglia proprio in maniera eclatante. Potenza tiro buona, ma preferisco il long shot perché ad avere un tiro dalla distanza molto molto preciso. E io l'ho provato come attaccante sostituendolo a Quagliarella dal primo minuto e quindi diciamo va ad avere un 5-6 di intesa. Altri valori passaggi 80 sono buoni, ma sicuramente c'è di meglio. Fisicità o fisico 70 con 85 elevazione, 84 resistenza, 63 forza, 62 aggressività. La resistenza è buona, ma gli avrei preferito di più perché è un giocatore che corre molto. Come contro la Lega, perché fa parte di un campionato, la Lega russa, davvero poco, ma proprio poco utilizzata. Come tratti abbiamo calcio, punizioni, potenti e tese, egoista, talento naturale, tiro, tiratore da fuori, dribblatore, tecnico. Mi sono ritrovato con egoista e anche con dribblatore tecnico. Specialità dribblatore e funambolo. Funambolo è quel giocatore che diciamo fa le cose da acrobata tra virgolette, quindi potrebbe capitarvi che vada spesso in rovesciata. Come alternativa vi dico Insigne tra le Icon e Rio 87 nella nazione dei Pai, nella Lega Shadow dello stesso livello Insigne in form. Come stile intesa Falco, rating base 82, SBC 86. Come prezzo all'incirca 24-25 mila crediti. È un prezzo tutto sommato buono. È una carta da provare, sì, ma vi consiglio di metterla come riserva e di farlo entrare dal primo minuto e sicuramente potrebbe fare una piccola differenza. Come voto finale gli do un 8+. Non gli ho dato 8,5 perché comunque la finalizzazione è un attimo da rivedere, il tiro in generale è discreto e la lega è veramente fastidiosa perché non è molto facile da ibridare. Dunque ragazzi, se la review vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale, qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia, ciao belli!